Mi avete anche sgridato, ma come mi permettete? Da quant'è che non pubblichi sul secondo canale? È passato troppo tempo, quasi un mese. È stato un agosto infernale. E per sapere tutto quanto andatevi a vedere quanti video ho caricato e quanti contenuti abbiamo fatto sul primo canale, quello inerente alla Juventus e a tutto il calciomercato. E vi do una notizia. Sono stato così impegnato che durante questo mese ho continuato ad acquistare carte online e non sono riuscito neanche ad avere il tempo di aprirle tutte le buste che sono arrivate. Qui si è accumulata un bel po' di roba che adesso andiamo a vedere insieme e poi abbiamo tutte queste buste da aprire e ce ne sono anche altre in realtà in arrivo. Oltre all'evento di questo fine settimana che tra Helm e Four Season a Bologna mi vedrà particolarmente impegnato e in questo momento mentre vi sto parlando non ho ancora minimamente chiaro che mazzo giocare nel formato Legacy. Dopo la Bannet List dove ci ha lasciato soltanto Griff sono un po' indeciso, vorrei rimanere sul mono nero però non è più dinamico come prima e quindi sto seriamente pensando di passare a un formato, anzi a un mazzo un po' più tempo per questo formato, quindi o UB o Grixis, qualcosa del genere. Ma bando alle ciance, di questo parleremo in un secondo momento, ora siamo qui per guardarci tante carte che sono arrivate tra quelle aperte e quelle ancora da aprire. Un mi piace e un commento qui sotto, consigliatemi il mazzo giusto da giocare questo fine settimana a Bologna. Allora, io direi di partire dalle carte che ho già sbustato, quindi magari dividiamo un pochettino questo mazzetto e andiamo a vedere quelle che ho già aperto. Barrogoif, carta veramente molto forte, è già andata molto su di prezzo, io ho pagato 6 euro l'una queste carte, ora costano 12 euro l'una, quindi direi di aver fatto già un buon investimento, è una carta veramente con un power level molto forte, vorrei giocare mono nero solo per queste, devo dire la verità, perché mi sembra una carta davvero decisiva. Mi dispiace che non abbia travolgere, sono onesto, perché travolgere sarebbe perfetta per una creatura come questa. Con Saint to Memory, altra carta che ho preso appena uscito proprio Modern Horizon 3, mi sembra molto forte, ne ho prese 4 versioni foil, non l'ho pagata tantissimo, anche questa è spikeata, quindi un altro di quei investimenti che valeva la pena fare, sono molto contento di averle acquistate. Barrogoif foil non c'è se non una versione che non conosco e quindi non sono andato a rischiare. Contro magia, questa è la quarta, a parte che è bellissima, fatta così, modalità retro, non mi ricordo neanche di che tipo di edizione è questa qua, ma poco importa. Ora ho completato il mio set perché ho iniziato a giocare Pauper, o perlomeno mi sono approcciato al Pauper su MTGO perché quest'anno voglio fare le leghe Pauper all'interno dell'Accademia Penta, che dove vado a giocare solitamente una volta a settimana, quindi ho deciso di acquistare un set di contromagie, tre le avevo già, ho concluso il set per giocare qualcosa con il blu, per dire questi li dovevo acquistare in versione foil, purtroppo mi sono sbagliato, li ho presi regular, vabbè, poco importa. Si cambiano in fretta carte da Pauper, questa mi sembra una delle carte veramente più forti del formato e sono molto contento che abbiano stampato una carta di questo tipo in Pauper perché a me piace giocare con praticamente le pedine e questa tipologia di carta te lo fa fare soprattutto all'interno di un mazzo come UR che è quello che vorrei giocare io e quindi ho preso 4 fatine. Purtroppo una è arrivata diversa, vedete l'ultima che è diversa dalle altre, pensavo fosse fake, ho segnalato l'accaduto MKM, mi ha detto che in realtà si tratta di una tipologia di stampa differente, quindi ora ho set così, però non tutto è perduto perché mi sono ricordato che una di queste fatine così foil retro ce l'avevo già, quindi devo cercarla e vedere se completa alla perfezione il set, nel caso invece sono stato veramente molto molto sfortunato. Le ho prese perché in Pauper vorrei giocare UR Scred con gli spiritelli e quindi con i ninja e tutto quanto. Queste sono carte importanti per quel mazzo. Casting to the Fire, una carta interessante anche per il Legacy, si potrebbe provare a giocare anche lì, però Meltdown è troppo più forte, troppo più risolutiva. In questo momento non ci sono particolari slot inside per tempo, però è una carta molto forte. Per il Pauper credo che sia necessaria da giocare. Lorien, anche di queste avevo già una copia, quindi con questa andiamo a concludere il set. È una carta molto strana Lorien, però è una carta molto forte anche. Qui invece abbiamo il Tolarian Terror, che è un po' il Murtide del Pauper, anche se il fatto che sia poco evasivo non mi fa piacere fino in fondo questa carta, ho visto che si gioca mono blu Delver. Io giocare tempo mono blu
non sono proprio un amante, però ho visto che il must è molto molto forte. E poi abbiamo questa, che è una carta credo veramente decisiva, definitiva per il Pau, per una bratta veramente molto molto forte, che va a prendere anche quella, quel pirata di mono rosso, perché c'era anche la bratta che distrugge tutti i non pirati, e invece quel pirata scimmia, non ho idea di cosa sia, sopravvive con l'altra bratta, con questa no, con quest'amore. Infatti su MTG queste carte costano anche abbastanza. Un paio di reliquie del Progenitus Old Layout per completare al meglio il mazzo, e poi i serpenti criptici, che sono un po' come il Tolarian Terror ma più scarsi, possiamo dire così, a tutti gli effetti. Poi sono andato a comprare la Mana Base, quindi le montagne innevate, perché voglio giocare appunto con Scred, che è una rimozione di un certo tipo, un paio di Ash Barrens, che sono le fetch nerfate del Pauper, anche se visto che adesso non si gioca più Ash Barrens, ma credo che nella versione che ho montato io possano ancora andare bene. Le isole, al pari delle montagne, non sono grande amante delle isole innevate di questo tipo, però sono le uniche old layout, quindi vado lì sopra. E poi le fatine, gli spiritelli, queste sono carte che adoro sinceramente. Vabbè, qui ci sono le dual innevate per giocare gli Scred, ma sono carte di poco conto. Invece sulle fatine mi vorrei fermare un po' di più, perché io giocavo in Lorwyn, io c'ero quando sono uscite effettivamente queste carte, e sono sempre stato innamoratissimo di queste. Le ho sempre giocate anche in Legacy, non foil, non ce l'avevo, queste sono le prime versioni foil che sono riuscito ad acquistare, l'ho trovata a un ottimo prezzo su MKM, per questo le ho acquistate, e sono molto divertenti, a parte che credo che veramente l'immagine sia molto bella. Delinquenti, perché me le ha mandate senza perfect, Rebecca è sempre una garanzia, e soprattutto credo che siano molto molto divertenti da giocare. Quindi in Pauper questo credo che sia il mazzo che trovo più mio, anche se ho visto che il Pauper è un formato un po' diverso rispetto a quello che avevo visto qualche tempo fa quando mi ero approcciato. È aumentato abbastanza il power level anche lì. E poi direi che possiamo iniziare ad aprire le buste, le ho censurate per tutelare i dati sia miei sia delle persone che mi hanno venduto queste carte. Quindi andiamo a fare il nostro unboxing. È da un po' che non vi portavo un unboxing qui sul canale, li abbiamo quasi sempre fatti di Pokémon, invece adesso abbiamo delle buste di Magic da aprire. Vediamo un po' qui dentro che cosa si nasconde. Sto aspettando delle carte che spero possano arrivare in tempo per l'Helm e il Four Season, perché sennò dovrò stampare delle proxy, dato che l'Helm è full proxy. Attenzione, The Modern Age, anche queste sono carte da Pauper, una carta che non mi piace troppo sinceramente. Apriamo un'altra lettera, un'altra busta, andiamo a vedere. E attenzione ai ninja della notte fonda, old layout, volevo prenderli foil questi ma costavano un occhio della testa, quindi sono accontentato della versione old layout, che è anche molto molto bella. Voglio dirvi la verità, anche il ninja era una carta che giocavo in Legacy in UV con le fatine, proprio le fabbriche di Mishra, mille anni fa, appena avevo iniziato a giocare Legacy. E quindi è una carta che apprezzo davvero in old layout, sono contento di questo. Per il momento solo del Grand Pauper, stiamo aprendo all'interno di queste buste, vediamo che cosa c'è qui dentro. Intanto c'è una busta di Modern Horizon 3, un play booster. Non credo che siano tutte carte di Modern Horizon 3, oddio, potrebbero anche esserlo. Ok, non abbiamo sicuramente ordinato delle paludi in spagnolo, chiamate anche pantano, ma dentro questa busta dovrebbe esserci qualcosa in più. Andiamo a vedere, ce la giriamo pian pianino. Oh, e invece sì, è Modern Horizon 3. Queste sono carte molto importanti da ricevere, perché sto cercando di capire se mono nero possono essere la strada giusta per sostituire Griff. Quindi felicissimo che siano arrivate le mie bolle, carte veramente bastarde, fortissime secondo me. Devo capire se mono nero sono la strada giusta, però intanto è giusto averle, così possiamo buildare. Ottimo. Un'altra busta, eccola qui, andiamo ad aprirla. Ok, qua c'è tanta tanta roba, ragazzi. Cosa abbiamo ordinato? Ok, se sono tante carte probabilmente sono carte da Pauper, questo mi viene almeno da dire. Andiamo a vedere se ho avuto ragione oppure no, anche perché forse le carte da Legacy sono difficilmente già qui. Oh, attenzione, perché qui abbiamo delle carte di un certo tipo, ragazzi, Qui abbiamo un po' di pregio, Occhio, 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 perché stiamo tirando fuori delle carte che hanno una storia. E guardate che belli che sono questi boomerang. Quanti anni hanno questi boomerang? Sono del 94. 30 anni. Carte di 30 anni fa. Guardate che belle.
Anche questi li ho presi perché ho trovato ottimo prezzo. Ma anche qui, una perfect dentro a delle carte del genere. Non si poteva mettere. Guardate che belli. Che pregio. Veramente che pregio. Super, super pregio per questi boomerang. I boomerang più belli di sempre. Possiamo definirli così. E invece qui dentro cosa c'è? Cosa si nasconde insieme ai nostri boomerang all'interno di questa lettera? Di queste buste viola? Ok, questo non c'entra niente. Oh, i Gorilla Shaman. Perfetto, perfetto. Anche queste sono carte che in Pauper sono molto molto famose. Una risposta ottima per le terre artefatto, anche se adesso ci sono quelle indistruttibili e quindi forse sono un po' meno efficaci. Abbiamo le ultime due buste da andare ad aprire. Questa è la prima. Eccola. Vediamo il suo contenuto. Se vuole uscire, se no, se vuole star lì dentro, significa che è un po' timido. Eccoci. Altra carta che adoro, perché io Darksteel l'ho giocato, tra virgolette, perché io ho iniziato a giocare con Kamigawa, quindi Darksteel erano carte che circolavano tantissimo in quel periodo. Me le ricordo tutte molto bene. Questa è una carta che non si gioca più in Pauper, però dato che le ho trovate a prezzo stracciato di edizione, me li sono portati a casa. Non sono chissà che tipo di investimento, anzi, veramente nulla, però erano belli da avere, da tenere come ricordo, perché queste sono carte che ricordo. Sono ovviamente passati tanti anni, perché stiamo parlando probabilmente del 2004, 2005, forse c'è scritto 2004. 2004. È quasi l'anno di uscita di Pokémon Rubino e Zaffiro, per darvi un'idea, per darvi una distanza temporale. Lo ricordate il 2004, eh? Andiamo abbastanza indietro. Allora, qui ci sono tante tante carte. Cerchiamo di capire che cosa c'è qui dentro. Tiriamo fuori. Ok, altre carte da Pauper. Il Commodoro della Frotta Cremesi, quindi il pezzo rosso che dà il Monarca, molto forte, perché anche travolgere, quindi è un'ottima soluzione. Poi andiamo a vedere qui dentro che cosa c'è. Questo signore qui è molto molto brutto. Lo scotch ci impedisce di aprire velocemente queste buste. A sbustare ancora. Oh, che belli. Oh, che belli. Anche questi si giocano un po' meno in Pauper, però sono carini. Foil così sono molto belli. Ne avevo presi 4. Se non fosse che il ragazzo poi mi ha detto: mi sono sbagliato, ne ho solo 3 in inglese, l'altro in italiano, lo vuoi? Ovviamente ho detto no, non completo un set differente, mi sono fatto rimborsare quello che rimaneva fuori e ho ricevuto soltanto queste 3 in attesa di cercare il quarto foil, anche se si potrebbe giocare soltanto con 3 nella lista almeno che ho preparato di questa versione. E poi per concludere, per finire, abbiamo qui le ultime carte. Ok, non sono carte di chissà che tipo, sono altri pezzi con ninjutsu come i ninja della notte fonda che avevamo visto prima, però sono decisamente meno impattanti e anche meno forti. E quindi, signori, questo è quanto. Questo era il video che stavate aspettando, o forse no, perché secondo me non lo stavate aspettando questo video, ma ve l'ho portato lo stesso. Fatemi sapere le vostre qui sotto nei commenti, ditemi se giocate Pauper oppure no e consigliatemi ovviamente il mazzo per Legacy, ne ho fottutamente bisogno.